Buonasera. Forse ce l'abbiamo fatta questa volta, ce l'abbiamo fatta a riportare in televisione in tutta Italia Marco Travaglio, Peter Gomez, buonasera. Buonasera. E tante buonasera. Altre persone che sono venute a trovarci questa sera in diretta dal Teatro Ambra Iovinelli di Roma per parlare del libro Regime, l'ultima opera di Peter Gomez e Marco Travaglio. Però voglio iniziare subito questa prima parte di trasmissione ricordando cosa disse Indro Montanelli. Oggi per instaurare un regime non c'è più bisogno di una marcia su Roma né di un golpe sul Palazzo d'Inverno. Bastano i cosiddetti mezzi di comunicazione di massa e tra di essi sovrana e irresistibile la televisione. Questo era l'insegnamento di Montanelli che poi si è realizzato? Beh sì, sono parole profetiche, per la verità Montanelli è stato il primo a parlare di regime. Quando lo disse Montanelli? Nel 94, appena Berlusconi prese il potere, prese la RAI e tentò di mettere le mani pure sulla magistratura, un liberale non poteva che cogliere il regime, quando finisce la distinzione fra i poteri di controllo e i poteri controllati che si assommano su una sola persona, un liberale vero non può che parlare di regime. Possiamo ricordarlo subito che Marco Travaglio e Peter Gomez non sono due persone di sinistra? No, noi nasciamo al giornale di Montanelli e forse per questo abbiamo molto affetto per la libertà di espressione e la libertà di stampa. Non abbiamo una base, una cultura autoritaria nella nostra base. E poi abbiamo visto una cosa che ci ha colpiti. La prima vittima del regime è stata proprio Montanelli, che è stato manganellato mediaticamente dalle TV del Cavaliere, da Sgarbi, da Emilio Fede. È stato costretto ad andarsene, è stato licenziato dal Cavaliere e pensavamo che venisse giù il mondo allora. Era il giornalista più famoso d'Italia ed non è successo niente. Dopo Montanelli sono venuti tutti gli altri. Oh, quello che stiamo facendo stasera è un grande esperimento, perché non è da tutti i giorni rivedere in televisione in tutta Italia persone come voi e altri amici che verranno questa sera al Teatro Ambra Iovinelli di Roma, come Michele Santoro, come Carlo Freccero, come Sabina Guzzanti, Furio Colombo, Paolo Rossi, che abbiamo intervistato, Dario Fo, Antonio Padellaro. Insomma, Curzio Maltese l'abbiamo detto, però è bene ricordarli. Andiamo a vedere perché la sala si sta già riempiendo. Vediamo che succede. Sì, ci siamo. Arriviamo tra poco. Qui siamo a Roma, però per la prima volta ci stanno vedendo in tutta Italia. Possiamo già dare qualche anticipazione su come sarà costruita questa serata, Marco? Ma credo che racconteremo i casi più scandalosi di censura e di epurazione di questi anni, alcuni li racconteranno i protagonisti stessi come Sabina, come Michele, come Paolo Rossi, altri li racconteremo noi, poi ci saranno anche momenti di spettacolo con Sabina e credo che farà un certo effetto rivedere Michele Santoro non come ospite, non come politico forzato, ma come giornalista. Non anticipiamo troppo perché la serata sarà lunga e le persone che sono qui in teatro e tutti i telespettatori che tra poco ci vedranno in diretta in tutta Italia, quindi subito dopo la pubblicità, tra pochissimi minuti, in diretta dal Teatro Ambra Iovinelli di Roma, Michele Santoro, Marco Travaglio e tanti altri. A tra poco. Il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi, per questo è detto democrazia. Le leggi qui assicurano la giustizia uguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza. Quando un cittadino si distingue, allora egli sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, non come un atto di privilegio, ma come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento. La libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana. Noi non siamo sospettosi l'uno dell'altro, non infastidiamo mai il nostro prossimo. Se il nostro prossimo preferisce vivere a modo suo. Ci è stato insegnato di rispettare i magistrati, ci è stato insegnato di rispettare le leggi e di non dimenticare mai, e me lo sono dimenticato, di non dimenticare mai che dobbiamo proteggere coloro che ricevono un'offesa. Ci è stato anche insegnato di rispettare quelle leggi non scritte, la cui sanzione risiede solo nell'universale sentimento di ciò che è giusto e ciò di buon senso. La nostra città è aperta al mondo, noi non cacciamo mai uno straniero, noi siamo liberi di vivere proprio come ci piace, tuttavia siamo sempre pronti a fronteggiare qualsiasi pericolo. Un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende le proprie faccende private, soprattutto non si occupa dei pubblici affari per risolvere le sue questioni private.
un uomo che non si interessa allo Stato, noi non lo consideriamo innocuo, ma inutile. E benché soltanto in pochi siano in grado di dar vita a una politica, noi qui tutti siamo in grado di giudicarla. Dunque, la prima cosa che vorrei fare questa sera è dedicare questa serata ad un amico che è scomparso ieri a Milano, Mario Brugola, un uomo di televisione. La seconda cosa che vorrei fare è dire che però, insomma, non mi sento di dire che quella che faremo stasera è una serata di televisione. Assomiglia più a una seduta spiritica, diciamo così. Oppure potrebbe essere un sabba di streghe o un appuntamento con i fantasmi. Certo, parlare di fantasmi riguardo a me fa pensare subito a una battuta: lui è un fantasma che sta gira per l'Europa, ma come Buttiglione, potrei dire, no? Quindi... Nemmeno possiamo dire che questo è un appuntamento politico, perché dietro di noi, dietro le persone che parleranno stasera, non ci sono mai state grandi forze, grandi partiti, siamo sempre andati avanti un po' da soli. Certo, come sa bene il mio amico Costanzo, in televisione nessuno è indispensabile, la televisione va avanti anche senza di noi. Non pensate che potrebbe andare avanti anche senza di lui, perché questo potrebbe essere un vostro errore, ma io credo che bisogna ricordare a tutti una cosa, perché anche del libro che parleremo questa sera, nel libro di questa sera ricorre continuamente questa espressione: sono stati cacciati, sono stati tolti, eccetera, eccetera. Io vorrei dire semplicemente che i Biagi, i Luttazzi, le Guzzanti, il Carlo Freccero, sì, è vero, sono stati cacciati, ma sono stati cacciati perché non si sono sottomessi, non si sono arresi, si sono ribellati. E lo hanno fatto per due ragioni fondamentali. Una, credo che tutti quelli che sono qui la conoscono molto bene: il fatto che nel nostro paese viviamo un momento difficile dal quale non siamo ancora usciti, che mette a dura prova le nostre istituzioni. Ma l'altro, forse che è meno noto, è l'amore che noi abbiamo per il nostro lavoro. L'amore infinito che noi portiamo al nostro mestiere, alla televisione, alle cose che facciamo. Per cui noi non potevamo accettare che si riducesse la libertà di chi opera in un campo così delicato come la televisione. Dovevamo fare qualcosa, anche perché fra 30 anni, come dice Gad Lerner, ci potremmo vergognare di non aver fatto niente. Allora, stasera siamo qui per parlare di un libro che si intitola Il Regime. Già qui nasce un problema, Michele. Che problema? Perché noi siamo in diretta in tutta Italia, quindi è vero che molti di voi non ci sono più in televisione, però è anche vero che in questi ultimi anni è nata un'altra forza nel paese. Cioè, alle volte... questo esperimento di andare in televisione, in altre televisioni, in particolare in tutta Italia, dovrebbe farci riflettere. Quindi che regime è quello di oggi, dato che siamo in diretta in tutta Italia? Facciamo una cosa, apriamo il sipario sugli autori di questo libro che si chiama Regime. Marco Travaglio, Peter Gomez e al centro della scena Sabina Guzzanti. Marco, cioè, piano piano però, diciamo, ci ha mollato la domanda, quella da, come dire, delle 100 pistole, però io credo che tu, per spiegare bene che cosa c'è in questo libro,
Potresti raccontarci qualcosa di Biagi, per esempio, qualcosa che noi non conosciamo. Cosa? Beh, intanto ricordare l'editto bulgaro. Credo che ci vorrebbe uno psicanalista per spiegare la scelta di Sofia da parte del Presidente del Consiglio per dire quelle cose. L'editto bulgaro non si diceva cacciate fuori quei tre, si diceva se cambiano possono rimanere, se non cambiano non possono rimanere. E non siete cambiati, non sei cambiato tu, non è cambiato Luttazzi, non è cambiato Biagi, il quale a un certo punto disse mandatemi anche a mezzanotte fra le spogliarelliste prosperose, se servo sono a disposizione. Noi abbiamo pubblicato le lettere tra Biagi e Sacca, credo che siano uno spaccato del regime, perché trattare una persona di 84 anni che da 41 anni serve fedelmente la RAI come hanno trattato Biagi sia una delle cose più schifose e più ripugnanti che abbiamo visto in questi anni. E forse la cosa più grave non è nemmeno che l'hanno cacciato dalla RAI, è come l'hanno cacciato. Cioè lo hanno cacciato dopo 2 anni di linciaggio mediatico, è lo stesso linciaggio che aveva subito Montanelli nel 93, è lo stesso linciaggio che hanno subito i magistrati di Mani Pulite, è lo stesso linciaggio che subiscono tutti coloro che si mettono di traverso. E io ho qua uno scampoletto di questo linciaggio. Quando a un certo punto Gasparri, mi scuso con le signore per la parola, dichiarò che Biagi è come il confetto Falqui, cioè lo paragonò a un purgante, e Biagi fece una lettera qualche giorno dopo, mentre aspettava notizie dalla RAI che non si faceva viva, scrisse a Sacca e gli disse: nonostante l'opinione dell'onorevole Gasparri, non mi ritengo né eterno né indispensabile come il purgante che citava, dimostrando ancora una volta molta attenzione per il corpo e poca per la mente. Cordiali saluti, Enzo Biagi. Qualche giorno dopo, e questa è l'altra lettera, si fece avanti Rai 3. Antonio Di Bella disse: lo prendiamo noi Biagi, se non volete più nelle reti ammiraglie. E immediatamente saltarono su Sacca e Baldassare a dire: no, Rai 3 non se lo può permettere, Biagi costa troppo. Insomma, tirarono fuori quell'odioso argomento dei soldi che poi hanno tirato fuori nei confronti di Mieli, nei confronti di altri, non lo tirano fuori nei confronti di quelli che pagano molto più profumatamente ma che gli fanno gioco, e dissero praticamente che Biagi era uno avido per cui Rai 3 non se lo poteva permettere. Biagi stroncò questa polemica dicendo: ho letto che Rai 3 è disponibile a programmare il fatto, ma viste le dichiarazioni del presidente Baldassare si opporrebbero problemi economici, glieli risolvo subito. Io sono pronto a rinunciare alle clausole finanziarie del mio contratto, che non risulta certo fra i più onerosi, e desidero che diate anche a me il compenso che tocca all'ultimo giornalista assunto, senza raccomandazioni, da spedire però ogni mese a Don Giacomo Stagni, parroco di Vidiciatico, Bologna, che in un istituto ricovera i vecchi delle mie parti che non hanno nessuno. Sono a disposizione se il mio lavoro può ancora servire. Auguri e molti cordiali saluti da Enzo Biagi. Ecco, io penso che chi ha costretto Biagi a scrivere una lettera come questa si deve vergognare finché campa, e soprattutto deve spiegarci come si chiama questa democrazia che ci riduce in queste condizioni. Marco, siccome stasera abbiamo un padano cattivo lì sulla balconata, cioè ci aspettiamo di tutto da lui, ma un altro degli argomenti che è stato adoperato è che in realtà, insomma, poi in fondo si fanno tante storie su questi, sulle epurazioni, eccetera, ma alla fine uno come Biagi è rimasto integro dopo l'epurazione, non è successo niente, cioè in fondo che cosa gli è potuto succedere? Scrive ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, è uno dei giornalisti più famosi in Italia, che cosa è accaduto poi a Biagi? Possiamo dire per una volta la verità forte e chiara, perché non traspare, insomma, anche degli articoli che sono scritti su questa vicenda, vero Peter? Non c'è molto. Come è stato toccato Enzo Biagi? Biagi è stato umiliato, è stato svergognato, è stato chiamato criminoso dal Presidente del Consiglio, che certi aggettivi
visto il pedigree dovrebbe anche usarli con un po' più di parsimonia, visto da chi si circonda, e criminoso Biagi in un paese governato da Berlusconi fa un po' ridere, ma è stato soprattutto umiliato e mortificato come persona ed è stato piegato anche nel fisico. Chi lo ha visto recentemente intervistato da Fabio Fazio in un frammento di Che tempo che fa, si rende conto di quale effetto hanno avuto 2 anni di linciaggio su una persona che ha 84 anni. Io, Peter e altri, anche con Sabina, siamo andati a trovarlo recentemente, è una persona molto diversa da quella che era 2 o 3 anni fa. Ha subito dei lutti e ha subito la cosa peggiore, cioè questa mortificazione, questa umiliazione. Vedi, Montanelli diceva che oggi non c'è bisogno del manganello nodoso per picchiare la gente, basta il tubo catodico, non lascia lividi e non si sa chi l'ha usato, quindi non sai nemmeno con chi prendertela, però fa molto più male. I lividi di Biagi si vedono frequentandolo, lo hanno distrutto come persona, come nel morale anche, lo hanno fatto sentire inutile, superfluo e criminoso. E Biagi continua a domandarsi ossessivamente che cosa ha fatto di male e di quali colpe si è macchiato in un paese dove il falso in bilancio è diventato una virtù e dove bisogna convivere con la mafia. Peter, c'è qualcosa che tu vuoi ricordarci del libro sempre riguardo a Biagi che ti ha colpito particolarmente? Assolutamente, lo stile con cui Biagi ha vissuto tutta questa vicenda. Lui è sempre stato protagonista di un giornalismo che non alzava mai la voce e paradossalmente si trova adesso costretto ad alzare la voce in qualcuno dei suoi fondi che gli lascia il Corriere della Sera, dei suoi commenti in prima pagina. Lui ha vissuto la vicenda con uno stile che chi gli andava contro assolutamente non aveva. Ma d'altra parte Biagi è un signore che racconta lui stesso, lo racconta la moglie, che dipinto come adesso appunto come un arpagone dai suoi avversari, ma è un signore che quando si trova di fronte a Berlusconi che gli apre il libretto degli assegni e gli dice metta lei la cifra quando Berlusconi lo voleva con sé, dice di no e la moglie di Biagi, quando era ancora viva, dice al cavaliere non vi siete presi, si vede che lei non è il suo tipo. Ecco, è una storia di una persona per bene. Senti, ti posso chiedere una cosa che credo che tutti si chiedano, no? Vabbè, in questa vicenda ci sono dei rompiballe consolidati, voglio dire, delle persone che hanno sempre fatto una televisione borderline volutamente, insomma come me, come Carlo Freccero, noi abbiamo sempre amato la televisione che osa, che getta il cuore oltre l'ostacolo. Tant'è vero che con Biagi, diciamo, io ho avuto anche dei quadretti in passato poco idilliaci, insomma degli scambi abbastanza polemici sul modo di fare televisione. Berlusconi ha fatto questo grande miracolo di trasformare in amici Santoro, Biagi, Montanelli, cioè mondi distantissimi fra di loro. Però perché, no? Diciamo il giornalismo italiano, la politica italiana, la società italiana, di fronte al fatto che il papa dell'informazione, il baricentro dell'informazione, il giornalista che tutti i sondaggi dicono che è il più credibile, il più affidabile, eccetera, viene sbattuto, viene messo fuori dalla porta dalla mattina alla sera, perché non c'è stata un'insurrezione generale, uno sciopero generale, ma anzi abbiamo dovuto leggere i nostri cercobottisti che scrivevano finalmente c'è una polizza sul futuro di Biagi e degli altri, cioè siccome c'è stato l'editto bulgaro nessuno li toccherà mai. Perché il nostro paese stenta a combattere contro la censura? Il primo motivo secondo me è che da una parte la classe politica e dall'altra l'intelligenza, l'elite di questo paese è molto peggio del paese, assolutamente. C'è un altro perché, oltre sì, questo, così terra terra, diciamo. No, ma questo è il motivo fondamentale. Il secondo perché è perché tutti i regimi, quando si staurano non tanto perché qualcuno vuole prendere il potere. È successo così anche col fascismo, un regime molto diverso di quello di adesso, che si è instaurato non tanto per i fascisti, ma per quelli che non hanno saputo resisterli.
E succede quindi, ed è accaduto anche questa volta, che ci troviamo di fronte a una mutazione persino nelle parole. Nessuno parla di censura. Quando si parla di Biagi si parla di dimissioni, quando si parla di te si parla di uno che ha deciso di fare politica. Quando... Infatti sono sparito, cioè anche nelle cose di presentazione sul libro. Ho visto che molti giornali ormai, che prima mettevano sempre la foto mia accanto a quella di Biagi, decidono ormai esiste solo Biagi, è stato derubricato il mio caso. In Corpo 9. Senti Sabina, cosa? Che c'è? Lo scrivono in Corpo 9 il tuo nome, piccolo piccolo. Piccolo piccolo, vabbè, bisogna cercarlo. Però insomma. Posso fare una domanda, perché secondo me vorrei dare subito un pizzicotto collettivo, perché io ricordo un fatto, quando ci fu questo avvicendamento al Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli lasciò il passo e arrivò Stefano Folli. Lì, comitato di redazione, ci furono riunioni, i giornalisti ebbero un ruolo, si mossero, si fecero sentire. Fecero sciopero anche. E come no? E perché invece... De Bortoli disse che sbagliavano a sciopero. No, ma perché invece alla RAI, cioè i colleghi storici di Enzo Biagi, nessuno ha fatto manco un comunicato. Lo dico però... No, semplicemente perché forse... Non è esatto che non abbiano proprio fatto comunicati o scioperi, perché sono stati scioperi. Sono stati... diciamo degli scioperi pastone su tutta la situazione generale. Da noi c'è la nebbia, generale. No, forse non l'abbiamo. No, però... dove venivano citati anche i nostri casi. Non ci sono state quelle reazioni immediate che dicevi tu, cioè blocchiamo tutto, fermiamo le rotative se Biagi e Santoro non li rivediamo in onda. Questo è benissimo. No, forse perché anche la RAI risente... siamo qui per parlare di questo. No, ma forse anche perché la RAI risente molto del clima politico che c'è nel paese, cioè grandissimi giornalisti... Tu pensi che il Corriere della Sera no? Ma probabilmente anche, però vabbè. La RAI è mamma RAI, eh. Oh, che Tele Lombardia no? No. Ah, dai. Poi ne parliamo dopo la pubblicità. Sei cattivo allora, proprio cattivo. Sabina, mi devi aiutare a introdurre una lettura molto istruttiva dal libro. Tu hai detto in una conferenza stampa che io ho seguito... quando è stato censurato Rai 8, tu hai detto il problema non siamo noi, il problema è che sono tutti quelli a cui arriva il messaggio della censura, cioè sono i tecnici, i registi, gli autori, tutti coloro che danno vita all'industria culturale e che ricevono un segnale intimidatorio. Cioè, diciamo che fare quella battaglia che diceva David prima sarebbe stata la condizione per rendere un po' tutti più liberi. C'è questa situazione di... progressivo, come dire, di progressiva limitazione della libertà per l'intero sistema? Sì, beh, è per bacco, se no non saremmo qua. Certo, c'è una limitazione, c'è un'escalation senz'altro di cui credo che appunto l'opinione pubblica si rende anche conto, l'opinione pubblica intesa proprio come persone comuni e conduttori col cellulare acceso, ma... È tanto tempo che non fa televisione. Sì, esatto. Si dimentica proprio l'ABC, ma vabbè. Allora, e anche sì, questa è una causa di servizio, entrerà nel compenso per il mobbing, eh? Cioè, voglio dire, questo rincoglionimento dovrà essere pagato da qualcuno. La cosa grave... pagheranno no, tutti. La cosa grave è che alla fine, quando sarà stabilito il risarcimento, lo pagheremo tutti noi, che volevamo invece vederci in onda, insomma. Insomma, è una cosa grave. Perfino io... con il mio abbonamento contribuirò in minima parte a pagare il risarcimento del mobbing. Vabbè. Comunque, vai. Senz'altro l'opinione pubblica io penso che si renda ben conto, di anche perché appunto sono stati episodi molto violenti, la cacciata tua di Biagi, eccetera, quindi su cose che sono avvenute sotto gli occhi della gente, mentre invece di solito la censura avviene in forme di cui nessuno si accorge, no? C'è tanta censura anche sui giornali, eccetera, certo. Ma chi è che lo viene a sapere? Ma insomma, eliminare di punto in bianco delle persone che fanno televisione da sempre è una cosa inaccettabile, che ha suscitato moltissime reazioni. Possiamo anche applaudire, lo striscione ci trova consenziente. Vai. Esatto, e la cosa che non si spiega, infatti appunto il problema in questo paese è che i giornalisti e i politici sono più o meno la stessa classe sociale, appunto guadagnano più o meno
lo stesso stipendio, si vestono allo stesso modo, si danno del tu, alcuni molto meno, alcuni no, insomma comunque è come se fossero la stessa cosa, non è l'informazione non è uno strumento di controllo per i politici, questo fa sì che appunto quando ci sono delle censure la stampa non prenda una posizione decisa contro la censura, tutto sommato è complice della censura, nel senso che tutte le volte che cacciano qualcuno quello che viene fuori è sì è vero però era fazioso, sì è vero però non era satira, non faceva ridere, sì è vero però non è giusto parlare di queste cose, non è opportuno, non è il momento politico, ci sono sempre delle giustificazioni che fanno pensare a chi legge, beh allora forse tutto sommato qualche motivo per chiudere queste trasmissioni c'era, no? E quindi senti, questo disorienta. Senti, siccome tu ci regali dei piccoli gioiellini questa sera, che ne diresti di cominciare, però ti do il tempo per organizzarti, no, con Buttiglione, visto che stai parlando di perché l'attualità mi pare che frema in quella direzione. Però prima io, Marco, vuoi solamente ricordare, adesso io leggerò con la mia Giulietta questo bellissimo brano, che è una conversazione del successore di Carlo Freccero, Marano, il mio, che è stato per un pezzo, diciamo, un piccolo mio direttore, con Fini. Ma come ha fatto Massimo Fini ad avere questa conversazione? Dunque, la storia è presto detta. Massimo Fini un anno fa doveva esordire in televisione a 60 anni con un programma all'1:30 di notte di costume su Rai 2, chiamato appunto dai Marani vari, e annullò tutti i suoi impegni, disse faccio sta trasmissione, si chiamava Cyrano, lui doveva comparire con un naso finto e fare pontificare come Cyrano, dicendo quello che pensava di vari casi di costume, tipo la morte, tipo la vecchiaia, tipo la globalizzazione, non c'era politica italiana nella trasmissione. A un certo punto registrano la prima puntata, mentre il regista va con la cassetta della registrazione a portarla al capostruttura, lo fermano nel corridoio di Viale Sempione a Milano e gli dicono guarda c'è un veto su Fini, non si può fare, e dice ma guardate almeno la cassetta, non avete nemmeno visto come lavora, no c'è un veto preventivo, domani udienza da Marano. Fini, che ormai conosce gli uomini, dice mi compro un regista, Fini non ha nemmeno il computer, il telefonino, è un uomo un po' antimoderno e quindi infatti compra il registratore, si fa spiegare come funziona, se lo fa accendere praticamente, quindi fa tutta la strada fino a Viale Sempione perché non sapeva, arriva con sto registratore in tasca, entra nell'ufficio di Marano e tutti lo coprono di complimenti, bellissima trasmissione, fantastica, purtroppo non la puoi fare perché c'è un veto su di te, non puoi lavorare, insomma, e lì si sviluppa una conversazione che io ho trascritto, noi abbiamo trascritto dalla cassetta che Fini ci ha dato, è una primizia perché era già stata mandata alla Commissione parlamentare di vigilanza, ma il buon Petruccioli l'ha inguattata, non l'ha fatta sentire agli altri commissari, per cui alla fine hanno fatto un verdetto pilatesco che diceva che non si può affermare né escludere che Fini abbia subito un veto, mentre se faceva sentire la cassetta, Marano glielo dice perché Marano fa anche pena, come sentirete, è vittima ma nello stesso tempo colpevole. Dai, Bruci, sei pronto? Sì, ho il terrore della pubblicità. Vabbè, però leggiamo questa e poi dopo diamo la pubblicità, ma noi continuiamo, aspetta, non vi preoccupate, mentre loro danno le loro pubblicità. C'ho anche pubblicità. Il mio amico qui vicino. Aspetta, continuiamo, c'è anche il maestro Scola qui con noi, tanto per ogni tanto. E Padellaro, con direttore dell'Unità, Carlo Freccero davanti a me. Curzio. Sentiremo. Allora, pronto? Tanto dura poco, eh? Io tengo lui vicino, però. Non stiamo qui a contarci balle, dice Marano. Io voglio fare la trasmissione, la voglio fare. Ma se oggi faccio la cazzata di impuntarmi e di dire è così o non è così, tocca a te. Ah, la motivazione, perché no a me? Allora, io ho cercato di capirla. Ma c'è una persona, che non è un politico in questo caso, che è quello che ha fatto lo stronzo in modo vergognoso. Ho capito, ma questo è così potente da poter mettere in difficoltà? No, però ha fatto in modo di mettermi in difficoltà, ha fatto in modo di far presente questa cosa, che fosse una cosa pericolosa, e automaticamente ha creato un caso. Però scusa, i giornali ne parlano.
Facciamo la prima puntata e senza neanche vedere il merito mi si dice no, tu non puoi lavorare, cioè io non posso lavorare in questo paese? No, lavorare no, sta a vedere, lavorare... No, meglio, ci sono lavori che io non posso fare. Ecco, ok, questo è più preciso, se vuoi essere... Ci sono lavori che io non posso fare, anche nel 1938 c'erano lavori che gli ebrei non potevano fare. Guarda, io sono un attivista della Lega, un amico di Bossi, questi erano gli indipendenti che avevano messo, no? Vabbè, comunque, scusate questa... Ed ero convinto che questo cazzo di partito era la libertà contro il sistema. Oggi vedo che un certo sistema ragiona non uguale al vecchio sistema, ma peggio. C'è stata una persona che all'interno della rete ha fatto un certo tipo di azione. Questo personaggio è lui o dopo risaliamo al Sire di Arcore? Non so se sia il Sire, però, e qui mi fermo, è chiaro che poi si è alzato un po' il tiro, ma è chiaro che chi ha acceso i fuochi è questa persona. Poi chi ci ha messo il veto sono stati altri. Il no deve venire da un'autorità. Non dal settimo piano, sarebbe quello del Consiglio d'amministrazione, dal ventesimo, molto più in alto. Io ho solo un ruolo, c'è qualcuno sopra di me, io sono sotto. Quindi c'è Cattaneo dal punto di vista formale? No, formale è il sottoscritto. Formale tu sai che è il direttore di Rai 2 che te lo sta dicendo. Che io non posso fare questa trasmissione. È il direttore di Rai 2, quindi formalmente io mi prendo la responsabilità. Rimontiamo tutto, io così salvo, come si suol dire, la forma, ma mantengo il programma. Questo però è un problema suo, io ho il problema mio. Io non posso accettare di non apparire e di essere autore di questa trasmissione, visto che così era stato presentato. E poi continui. Io ho fatto 35 anni di vita contro, prima con la vecchia Repubblica e adesso con la nuova. Devo dire che a un punto di questo genere non si era mai arrivati. Cioè, voglio dire, ripeto, che certi individui non possono fare certi lavori. Lo si metta per legge, così almeno si metteranno al sicuro. Se c'è stato un giornalista che ha difeso la Lega, quando la Lega era trattata peggio delle Brigate Rosse, quello sono stato io. Sono stato l'unico intellettuale, assieme a Giampiero Mughini, non di Aria Messina, ad andare negli anni Ottanta alla convention del Movimento Sociale Italiano. Non perché mi identifichi con le loro posizioni, ma per testimoniare il diritto di 4 milioni di italiani alla cittadinanza politica. Che io faccio il direttore di Rai 2 per fare una rete libera. Siamo realisti, non è che voglio dire che adesso mando in onda Santoro tutte le sere. Non stiamo parlando in quel senso lì. Posso accettare che se uno mi va in televisione e mi dice che Bossi è un ubriacone, Berlusconi è un mafioso, allora no, allora non lo accetto. Nel nostro caso c'è stato un incidente di percorso. E adesso mi dicono, rompi il cazzo anche con Massimo Fini. E io ho detto, ma io con Massimo Fini non rompo il cazzo, non lo conosco neanche. Ho tentato di spiegare come cazzo sia, cioè una trasmissione dove non c'è un tocco politico, non c'è un tocco satirico, non c'è un c'è un tocco di profondità, ma non gliene importava perché nella logica del grande circo Barnum di questo cavolo di paese, non so perché dica cavolo a questo punto, oh mio Dio, arriva Massimo Fini, blocchiamo tutto. È una violenza che in altri tempi avrebbe provocato ben altre reazioni, dice Fini. Io avrei potuto dire il programma fa schifo, sono cazzi tuoi. Ma è come il programma fa schifo? Non ci possono essere cittadini di serie B che a priori non possono fare dei lavori. Queste erano le leggi razziali del 1938. È vero, avete ragione. Come un aggravante, che qui la cosa è tutta kafkiana. Se almeno ci sono le leggi, tu lo sai. Tu non puoi fare quello. Finisco Massimo Fini, perché anche lui era per la libertà. Anzi, era per la libertà. Ma io non posso fare, per una parte, il mio mestiere. Viene giustificato questo, e questo io non lo posso accettare. Se io dico di no, non va in onda Cyrano. E che cosa ho risolto? Mando un telefilm che mi fa anche gli ascolti. Non è quello il mio problema. Ma che cosa ho ottenuto? Ma dov'è che ho vinto?
guarda che il fascismo non si afferma in virtù dei fasci, si afferma in virtù di quelli che per opportunismo, per viltà, per non aver capito la situazione si adeguano. Queste cose, ripeto, non sono accettabili in radice. È come se io dicessi a una ragazza, guarda, ti stupro, però poi dopo, no, io ti sto stuprando. Punto e fine. Questo è un bel documento, diciamo, interessante. Pubblicità. Allora, ed è nel libro. Vuoi dare, diamo la pubblicità. 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 Volete parlare adesso? Meglio che parlate dopo. Subito dopo lo diciamo. Meglio che parlate dopo. Allora, Marco. Questo programma è offerto da... Quindi abbi pazienza e fidati di me. Ok, siamo in onda. Allora, Sabina, la promessa di Buttiglione? Buttiglione? Eh sì, infatti, certo. Buttiglione... Perché io sto cercando... Mi faccio parlare, mi faccio parlare, non mi interrompo. Vuoi raccontare un aneddoto di Topolino da Rotterdam? Topolino da Prada. Perché sono stato preso in giro su questa cosa d'Europa. Ma quello che sto cercando di fare è una cosa abbastanza seria, cioè cercare di formare la democrazia cristiana, tal quale come si cazzava soltanto con costumi sessuali molto, molto più rigidi, rigidissimi, insostenibili, sicuramente insostenibili, da spaccare la testa contro il muro. Chi mi aiuterà in questo progetto? Come posso raccogliere dei voti per questo progetto? Questo credo che debba essere un problema della televisione pubblica. Invitandovi in televisione molto spesso, probabilmente, penso, i cittadini potranno, secondo me, forse, chissà. La Palombelli cosa obietterebbe a Buttiglione? Ma la Palombelli niente, ma prima parlavamo tra noi, perché poi con Marco ci conosciamo da tantissimo tempo. E niente, lui ha detto accomodamento, secondo me con un'accezione un pochino negativa. Ma non credi, io forse farò una domanda un pochino scomoda, non credi che invece tante volte cercare di accomodarsi sarà perché sono una giornalista e madre e quindi vedo le cose anche da un altro punto di vista? Tante volte, per esempio, uno si fa la spesa a casa, ti sei scordato di comprare il latte, adesso non so se nel merito magari del libro che avete scritto, ma tante volte sei costretta a fare magari un omelette e magari anche la donna di servizio non è disposta a scendere a comprarti il latte. Quindi ecco, ci sono tanti momenti nella vita in cui io credo che sia prezioso invece cercare di accomodarsi. Ecco, questo atteggiamento, cioè a priori dire no all'accomodamento, ecco, io lo trovo che forse sia il modo in cui secondo me la sinistra rischia di perdere un altro treno. Senti. Poi andiamo da loro. Carlo, ci abbiamo Carlo, una telecamera su Carlo Freccero per favore, così possiamo sentirlo subito. C'è una domanda che, insomma, non so, praticamente sai che cosa facciamo noi, Peter? Noi la notte, intorno all'una, ci telefoniamo e parliamo di televisione, così per tenerci in allenamento, no? Ci scambiamo notizie sulla... È vero, non è un aneddoto, insomma, inventato, è una cosa vera. Ci teniamo in allenamento e devo dire io ascolto, perché ascoltare Carlo quando parla di televisione è un piacere assoluto, cioè una straordinaria esperienza formativa. Una delle cose che lui mi ha detto, non so, perché poi lui bisogna vedere come si trova nel momento in cui lo interroghi, cioè bisogna capire stasera se è dell'umore giusto, però una delle cose straordinarie che ha detto in queste conversazioni è che noi ci stiamo assuefacendo ad un livello di televisione insopportabile. Allora, Carlo, un attimo solo.
cosa devo dirti? Mi sembra che io già questa sera sono molto contento perché non ho visto Ferrara. Solitamente, siccome, come diceva Michele, io sono un po' drogato di TV e cerco sempre il programma di informazione, perché nei telegiornali non c'è più informazione, su questo siamo d'accordo. Allora mi succede di guardare qualcosa e vedo Ferrara, e la cosa curiosa è che Ferrara in questi ultimi mesi mi ha riportato addirittura non agli anni 50, che sarebbe anche bello, ma alla Controriforma. Cioè, ho scoperto che naturalmente c'è l'embrione, è tutto della vita, c'è questa svolta cattolica che mi ha completamente scioccato. E mi ha fatto capire una cosa, che proprio il regime mediatico crea una forma di autarchia logica e morale che fa sì che tutto ciò che è discusso in Europa, nel mondo, diventa assolutamente estraneo per noi. Cioè i nostri discorsi, le nostre problematiche appartengono un po' a quella, all'orticello italiano. È come il fascismo che durante appunto i famosi suoi momento massimo di splendore diceva di coltivare il grano nell'aiuole. E così lo stesso ci raccontano che occorre discutere naturalmente di Cardinal Biffi, che l'aborto è terrificante, che il divorzio è schifoso, che è gay una cosa terrificante. Cioè, addirittura proprio le cose minimali, quelle cose che il costume italiano aveva completamente accettato, non dico mica, cioè, anzi, che la TV commerciale aveva in qualche modo portato avanti contro quella Rai di Bernabei triste, è questo che mi colpisce molto. E stasera mi sorprendo un po' quando ho visto il libro, che c'è tutto 3 anni, una serie di date alla fine, nelle ultime pagine ci sono delle date, 10 pagine di date, dal 2001 al 2004. E naturalmente sono rimasto sorpreso che anch'io, come Carlo Freccero, che l'ho vissute queste cose, alcune le avevo dimenticate. Già questo è un effetto veramente dirompente. Non solo, ma ho notato che di tutti questi temi che c'erano, Vespa non ha mai fatto il programma. Ma è possibile? O veramente i due autori, Peter Gozzi e Marco Travaglio, sono dei fazzi? Scusate, però non potete interrompere. Questo qua è la cosa. Un argomento troppo facile, ti prego di adoperare degli argomenti un po' più interessanti. Ok, va bene, e se non ci fossero... Vorremmo sapere chi parla delle bugie di regime, va bene? Su questa cosa che non è una bugia, è una realtà, che cosa ha da dire? Bravo. No, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ho finito. Quando li vuoi aspettare? Andiamo avanti. Facciamoli parlare. No? Ma hai ragione. Allora, guarda. Allora, guarda. Come al solito, dobbiamo creare contrapposizioni dove non ci sono. Non ci sono contrapposizioni. Se per te è comodo, perché per una questione di protagonismo, non c'è questa contrapposizione. Non c'è contrapposizione, aspetta e non ci saranno problemi. Se poi dobbiamo cambiare completamente il senso di quello che stiamo. Latinoamericana, filippina, finlandese, non può andare a casa a vedere i suoi figli. Bravo. Allora, questo purtroppo. Allora te lo spiego io perché. Perché questo è un altro effetto della televisione che abbiamo. Caccia la realtà, dopodiché la realtà entra. Ma l'avete detto? Allora, va bene, dobbiamo prenderli in giro? L'avete detto, se mi dà dategli il microfono, quello che io non avrei mai fatto, perché sto cercando di dargli la parola nel momento più alto di attenzione. Sto facendo questo lavoro. Invece parla, dategli il microfono, forza, dategli il microfono. Sfoghiamo.
Così invece di andare a contestare la televisione, contestiamo la trasmissione che sta parlando di televisione. Prego, avanti. Facciamolo pure. Noi siamo in attesa più di un anno per avere un permesso di soggiorno. Questo governo, tutte queste cose del libro della bugia, ha bisogno di dire che questo governo non rispetta legge della Repubblica Italiana, dove rispondono entro 20 giorni lavorativo il permesso di soggiorno deve essere rinnovato. Invece questo governo non rispettando, cioè tutto bugia dentro questo costituzionale e tutti bugia dentro questo governo. Questo nostro compagno che è informato che voi quando ritornate alle vostre case lavoriamo noi immigrati come badante, come collaboratore della famiglia, che noi non possiamo uscire dall'Italia. Più di un anno siamo sequestrati, perché ritardo un anno del rinnovo del soggiorno inaccettabile di questo governo. Anche voi avete parlato di questo libro del fascismo, dopodomani i fascisti attaccano questo quartiere Esquilino, loro hanno buttato volantini, i migranti devono andare via da questo quartiere. Perciò chiediamo un'opinione anche di questi intellettuali, chi cosa pensano per vita i migranti? Volete aggiungere altro? C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Vieni qua. Aspetta, devi avvicinarti a lui. Vieni qui. Io aspettavo che arrivasse anche il microfono, peraltro. Parlate nel suo. Io chiedo scusi, però questa è l'unica maniera di far sentire le nostre problematiche. Noi ci hanno chiuso il ricongiungimento familiare. Non possiamo portare i nostri figli da più di un anno e non possiamo uscire. Capite queste cose, per favore? Non ce la facciamo più. Siamo sequestrati in Italia. Non possiamo andare a vedere i figli e non possiamo. Non possiamo uscire da questo paese. Io ce l'ho il permesso di soggiorno scaduto e non posso uscire. Non posso tornare. Non posso fare nulla. Questo è un paese civile? A caso questo non è un'altra bugia, un'altra ipocrisia? Perché tutti quanti... Io dico a voi, alzate la mano chi ha una domestica straniera, sarete più l'80%, perché non chiedete a lei che non può uscire per questa legge Bossi-Fini, per la legge turco-napolitano? A noi non ce ne frega niente il centro-sinistra né il centro-destra, vogliamo soltanto lavorare. Noi vogliamo. Ringraziamo e chiediamo scuse. Non c'è bisogno. Non c'è da per questo minuto. È un vostro diritto. Non c'è da chiedere. Grazie tanto. Curzio. E per favore, con questa l'ultima richiesta, mettete in questo libro ancora quelle bugie che dicono i governi sugli immigrati. Noi siamo venuti a lavorare e niente altro. Grazie tanto. Arrivederci. Curzio. Vabbè. Sì. Quello che ti osservavo io, cercavo di osservare prima, è che è proprio la televisione che si chiude alla realtà il sì, problema. Cioè adesso noi stasera accendiamo un minuscolo riflettore per attirare l'attenzione del Paese sul fatto che non si può accettare questa situazione. Immediatamente siamo noi interlocutori della domanda di informazione. Siamo noi qui. Questa è la cosa, cioè di un dibattito che in questo momento nella nostra televisione non c'è, perché i temi che loro hanno detto stasera richiederebbero di essere approfonditi. Io mi rifiutavo prima di dargli il microfono durante l'interruzione pubblicitaria per far finta di dargli la parola, quando invece avrebbero potuto farlo in un momento alto e parlare a molte più persone. Ma è difficile anche capirsi, perché noi dobbiamo farci carico anche della domanda critica che c'è nei confronti di questa televisione. La domanda per te è questa qui. Io ho paura che questo basso livello di televisione, che Carlo forse più tardi ci descriverà più compiutamente, che è stato sorpreso anche lui, questo basso livello di televisione non solo porterà un domani i partiti che dovessero ereditare l'eredità spinosa di questi anni di governo Berlusconi a partire da questi livelli di libertà e considerarli un po' acquisiti. Questa è una mia preoccupazione, cioè che noi non torniamo più alla libertà di prima, cioè questo è il punto, ma che addirittura chi guarda la televisione, di fronte a un urlo come questo, che nella televisione ormai non viene più ospitato,
verrebbe sorpreso e dire: ma no, ma questo è insopportabile, perché ci siamo completamente disabituati a vedere il disordine in televisione. La televisione è tutta ordinata, è tutta pettinata, come dice Freccero, per cui noi ci potremmo trovare non solo la politica che dice va bene, a questo punto è tutto normale, partiamo dalla normalità, ma ci potremmo trovare anche con l'ascoltatore medio che dice: ma che cavolo è quello che vuole, pretende di parlare di immigrazione in una situazione così? Non so se si sente. Io volevo rispondere a te, però volevo rispondere anche prima su questa questione, è molto importante. Io tra l'altro ogni tanto ne scrivo su questa vicenda, perché trovo particolarmente vergognoso che in Italia si stia affermando un costume e soprattutto una legislazione sugli immigrati che è molto incivile e anche antieconomica, ove interessasse, ma mi preme soprattutto che sia molto incivile. E ricevo, devo dire, anche delle lettere per lo più anonime che mi fanno dubitare che poi ci si trovi in un paese civile. E voglio dire però molto sinceramente al signore che è intervenuto prima che sbaglia a dire non ci importa di centrodestra, centrosinistra. Io credo, no, in questo senso, io vorrei battermi, oltre che per la censura eccetera, veramente, e vorrei un partito politico di riferimento per dare il voto agli immigrati, perché questa presa in giro di Fini, che per essere sdoganato una settimana ha detto diamo il voto agli immigrati, poi è sparita la legge, in quel modo si risolvono molti problemi, perché quando il signore che urlava prima sarà un signore che ha diritto di voto e gli immigrati potranno magari decidere chi vince o chi perde tra centrodestra e centrosinistra in questo paese, visto che ormai sono 2 o 3 milioni, e beh, allora secondo me cambieranno le cose. Bisogna battersi soprattutto per dare i diritti civili e politici a delle persone di cui questo paese stranamente non si fida dopo avergli affidato i figli, la casa, le cose più importanti. E questo per questa vicenda. Ma invece, allora io ti rispondo da spettatore, nel senso che io sono un privilegiato che scrive la Repubblica, grosso modo, per diciamo. Per esempio, a questo proposito dei diritti civili, abbiamo avuto Fini che aveva fatto un'apertura sul tema del voto agli sì, immigrati. Sì, no, ma era un'apertura. Dopodiché, di però, non si è trovato nessun programma televisivo che dicesse a Fini: ma hai presentato una proposta di legge da qualche parte? No. Qualcuno che gli abbia fatto questa domanda? Sembra brutto, certo. Sì, sembra brutto, appunto. Nessuno, non parlano gli immigrati, come non parlano gli operai più in televisione da anni. Allora, per venire invece alla tua questione più televisiva, io parlo da spettatore, nel senso che io lavoro a Repubblica, per fortuna mia, dove sono appunto grosso modo libero di scrivere quello che mi pare. Modestamente non mi chiamava nessuno in televisione neanche durante gli anni dell'Ulivo, a parte la vicenda di Riot, no, nel senso che anche la libertà di prima avrei qualche... Però io guardo la televisione pochissimo, la guardo sempre meno da quando non ci siete più voi, e non per una, come dire, boicottaggio deciso, perché mi viene bene così. Ma ogni tanto la guardo soprattutto per vedere, controllare a che livello è arrivato il TG1 e Bruno Vespa, diciamo. Sono. Allora, ieri sera, il TG1 ormai non lo guardo neanche più perché ha superato, diciamo, il mio livello di tolleranza. Ieri sera Bruno Vespa è arrivato a fare una soap opera di 2 ore sulla famiglia Mussolini, che non era... Ma non era neanche apologia di fascismo, era una cosa più, devo dire, più schifosa, cioè era uno sdoganamento sentimentale della figura di Mussolini, a prescindere dai, diciamo, alcuni incidenti di percorso come le guerre, le leggi razziali, eccetera. Ora, coi soldi pubblici sta facendo questo, perché c'è il problema di quelli che sono stati cacciati e c'è per noi anche il problema, spettatori, di quelli che purtroppo non sono stati cacciati, sono ancora lì. Allora, siccome sul mio giornale oggi è uscito un bell'articolo di Wim Wenders, l'ira di Wim Wenders, sul fatto che in Germania un singolo regista con una produzione privata ha fatto un film un po' reticente, secondo Wim Wenders, sulla figura del Führer e sugli orrori del nazismo, cioè che non condannava apertamente, che non condannava con parole abbastanza dure questa cosa. Allora mi sono permesso di scrivere
come dire, una vaga risposta a Wim Wenders che comincia con "Beato lei, caro Wenders", che andando al cinema, cioè insomma alzandosi la sedia, andando fuori, si va a comprare il biglietto per un film che sicuramente dal suo punto di vista è offensivo, mentre noi a casa con i nostri soldi dobbiamo sopportare 2 ore di implicite offese ai centinaia, migliaia di italiani che sono state vittime di quelle tragedie storiche con una specie di elegia mussoliniana. Allora il livello nostro di scandalo ormai è questo, e voglio scommettere che domani, già oggi non c'era nessuna reazione di politici neanche del centro-sinistra su questa cosa che a me ha fatto stare male ieri sera. Non c'era una virgola, non c'era una mezza ansa su questo. L'assuefazione che scommetto diciamo. Che domani, se non ci ha pensato il mio amico Padellaro, non ci sarà neanche sui giornali, come dire, questa cosa. Non ci sarà nessuno scandalo per il fatto che, partendo dai Savoia e ora arrivando al nocciolo della questione, cioè al fascismo, in Italia la TV pubblica, e che poi è uguale alla TV pubblica, Mediaset, eccetera, sta facendo, come dire, un'opera di anti-antifascismo ormai da anni. E io trovo che questo sia moralmente veramente preoccupante. Questo livello di assuefazione a uno scandalo quotidiano. Senti, bene, c'è? Siccome siamo in diretta in tutta Italia e questo è un grande evento oggi, noi però abbiamo un obbligo, che è quello di andare per 2 minuti in pubblicità e poi tornare di nuovo a Roma. Senti, ma per caso dopo Sabina fai qualcosa? Ma hai preso per il... sì, non va so, bene. Berlusconi così... Ripartiamo con Berlusconi. Dai. Volete un pezzettino di... Quello che facciamo sempre. In diretta, Michele. Allora, Sabina, vuoi darci una piccola... Poi dopo ritorniamo subito sul dibattito, però insomma... C'è un'attesa, ci sei tu al centro, sì. E c'è poco da fare. Per carità. Facciamo... Ti posso dare anche delle varianti, non so. Mi dai? vuoi spostare Berlusconi più avanti con D'Alema? Sì, sì. Facciamo un pezzettino di Annunziata? Annunziata, va bene, sì, basta che non mi prendete per un jukebox, ma sì, buonasera, allora scusate se intervengo a questo tipaddito per dire che in questo paese assolutamente non c'è regime. Io sono stato un presidente di garanzia che ha garantito che la censura c'è sempre stata, posso garantire anche che il regime non ci sarà mai, posso garantire qualsiasi cosa, purché appunto ci si siede attorno a un tavolo anche con quelli del centrosinistra. Io credo libertà di informazione significa soprattutto che anche il centrosinistra può avere più o meno lo stesso numero di secondi di quelli che hanno il centrodestra. Questo è libertà di informazione. Non è che può essere che la Iervolino appare 35 secondi di meno di quello che appare Buttiglione. Più o meno Iervolino può essere un pochino di meno, perché comunque si tratta sempre di una tonna e questo sicuramente un pochino è inevitabile che sia penalizzante, però almeno 25 secondi, ecco, li deve apparire. Questo posso garantire di fare una garanzia. Ecco. A Francia. Marco, io ti porterei un po' il tema, prima nel semi-intervallo, perché qui non c'è un vero intervallo, una signora mi faceva notare, parlate anche del famoso lancio minacciato di Uova Marce a Benigni a Sanremo, perché... Secondo lei, insomma, non è stato senza effetti, quella minaccia non ha avuto seguito, però poi, secondo lei, un cambiamento, un'intimidazione l'ha esercitata. Nel libro c'è questo... Nel libro c'è, nella cronologia che citava Freccero, in quella raffica di vergogne che abbiamo visto in questi 3 anni e che è impossibile ricordare tutte, per questo le abbiamo scritte. 3 anni vissuti vergognosamente, si intitola questa cronologia. Quello è uno degli episodi più incredibili, è proprio un caso di squadrismo. Giuliano Ferrara, che notoriamente è molto intelligente, come noto, a prescindere poi da quello che dice, no? Quindi bisogna dirlo sempre che è intelligente, perché lo dice anche a Palombelli. Giuliano Ferrara non trovò di meglio che dire: ospitano Benigni in televisione a Sanremo, tiriamogli delle uova marce.
no? Lanciamo delle uova marce, per cui per giorni e giorni fece questa provocazione, che è una provocazione tipicamente squadristica proprio, è una cosa che gli squadristi fanno. Naturalmente poi non lo fece perché non ha nemmeno il coraggio di farle certe cose, no? Se ne stava a casa sua, nel salotto di casa sua, e lanciò, poi si fece riprendere in una penosa ripresa, lui che tirava le uova sul suo televisore, eccetera. Quindi fu una cosa miserabile, ma l'effetto l'hanno visto tutti. Un Benigni, una volta tanto ecumenico, che parlava di religione anche molto bene, Dante, se non ricordo male, Vergine Madre Figlia del tuo figlio, Presidente Ciampi, Presidente Berlusconi, siamo tutti italiani, insomma una cosa che sorprese un po' tutti quanti. Io credo che aveva fatto effetto. Ieri sera, presentando il libro a Parma, c'era Sandra Bonsanti che diceva: il regime rende peggiori tutti, anche i migliori. E faceva il caso per esempio di Ruffini, che è quello che ha prima tentato di chiudere, poi ha chiuso il programma di Sabina. Ruffini non è mica Gasparri, Ruffini è una persona a modo, che si è sempre comportata bene. Il regime peggiora anche le persone a modo, ed è riuscito persino a peggiorare, almeno quella sera, Benigni, che chiaramente, e a meno da telespettatore, mi era sembrato intimidito. Ecco, questo squadrismo suscita queste reazioni. Ecco perché Ferrara, poi la sera in cui si è ritrovato davanti Sabina nel programma di Gad Lerner, dopo la censura di Riot, quando Sabina gli diede della fetecchia, ci rimase basito, perché non è abituato a qualcuno che gli risponde in maniera politicamente scorretta come vuole apparire lui, e quindi cominciò a balbettare, andò in ipossia, non riusciva più a respirare, poveretto, no? Perché è così che bisogna rispondere. Senti, volevo che tu, perché a questo proposito c'è un altro episodio di cui il libro parla diffusamente, la famosa ospitata di Daniele Luttazzi da Baudo. Carlo, tu quando la vedesti quella sera, che sensazione ti ha fatto, come sensazione immediata? Purtroppo Baudo proprio è un altro di quelli che voglio eliminare, cioè, che mi annoia veramente, cioè, preferisco vedere delle cose. Quindi non più. Vedesti quella, no, quella volta lì? No, non l'ho vista, cioè, perché sembra una curiosa maledizione, che poi no, diciamo no. Questi censurati, quando appaiono da qualche parte, devono comunque fare esplodere i botti, insomma, devono fare chissà che cosa, no? Per cui ci fu poi sui giornali un grande dibattito sulla delusione che aveva suscitato Luttazzi con questa sua apparizione. Invece Marco racconta un retroscena. Per esempio, vorrei, se tu volessi così dare una sintesi schioppettante delle battute che non andarono. Sì, in realtà Luttazzi, trasformato in un comico imbalsito che era sceso a compromessi per ritornare in televisione, era il frutto di un'operazione di manipolazione, di censura sulla censura. Luttazzi era stato segato, aveva fatto un monologo di 10 minuti, gliene avevano segati 8, e alla fine tutti avevano detto: hai visto, guarda come si è ridotto Luttazzi, non fa più le battute, eccetera. Gliele avevano tagliate tutte, ce le ha regalate, quelle che non abbiamo sentito, ve ne leggo alcune. Per esempio, a un certo punto si mette a parlare come fa il cavaliere: sono il migliore del mondo, sono l'uomo giusto al posto giusto. Ieri è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale, aveva un'ernia all'aureola, tagliata. Poi, foto di Fini, propone di punire penalmente il consumo delle droghe, anche di quelle leggere. Una legge repressiva in base alla quale un tossico, se lo trovano con 10 spinelli, rischia da 6 a 20 anni di galera. E Baudo lo fermò: le droghe sono pericolose. E Luttazzi: ma non si possono mettere le manette alla marijuana, è una piantina. Non si possono equiparare le droghe leggere a quelle pesanti, la gente deve essere informata. Ci sono droghe molto pericolose, ma ce ne sono altre davvero eccellenti. In quel momento il pubblico rimase basito, mentre pare che l'orchestra abbia applaudito entusiasta. Poi comparve la foto di Gasparri, che è già un bel vedere, e Luttazzi disse: questo è l'autore di una legge sulle TV che favorisce smaccatamente Mediaset. E Baudo lo interruppe: ma non è vero. E Luttazzi: come no? È talmente vero che dopo il voto sulla Gasparri il titolo Mediaset è schizzato alle stelle. Per Mediaset gli affari vanno talmente bene che stanno seriamente pensando di aprire la partita IVA. Poi comparve la foto di Tremonti.
E Luttazzi raccontò del famoso buco di 60.000 miliardi che Tremonti aveva raccontato in diretta al TG1 senza contraddittorio e che non è mai esistito, non l'hanno mai trovato quel buco. Si è poi trovato dopo 3 anni di cura Tremonti, ce l'abbiamo adesso. E disse: il Fondo Monetario Internazionale indaga, il buco non c'è. A quel punto Ciampi, che di economia se ne intende, convoca Tremonti per chiedere spiegazioni. E gli fa: Tremonti, 7x8? Infine comparve la foto di Rutelli e Luttazzi disse: lo presento, signori, questo è Francesco Rutelli, perché forse non tutti lo conoscono se guardano il TG1. Berlusconi si vanta di aver vinto le elezioni, se avesse corso da solo Berlusconi le avrebbe perse, purtroppo aveva contro Rutelli. Comunque c'è speranza anche per Rutelli, se hanno ricavato la penicillina dalla muffa qualcosa ricaveranno anche da lui. Queste su Rutelli sono andate? No, niente. Gomez? No, volevo dire, al di là di Luttazzi, che l'abitudine di tagliare ormai è un'abitudine che non è in voga solo quando si parla di comici. Noi abbiamo ricostruito, secondo me, ha ragione Curzio Maltese, una delle cose più impressionanti di questi anni è il TG1, di cui forse dovremmo parlare molto, perché noi eravamo abituati tutti a un TG1 governativo, ovviamente istituzionale, vicino a tutti i palazzi del potere. Invece adesso è successo qualcosa di straordinario, perché il TG1, che raccoglie le proteste persino dell'UDC e della Lega ormai, è diventato un telegiornale berlusconiano, e per cui ci si regola come con Luttazzi. Un giorno Berlusconi dice che i pacifisti la testa non l'hanno mai avuta. Zacca, metà la sua frase sui pacifisti scompare, come scompaiono le gag di Luttazzi, forse perché sono comici tutti e due, evidentemente. Lo tutelano da se stesso. Certo, Berlusconi viene tutelato da se stesso. Un altro giorno dice che la nostra Costituzione in alcuni articoli è di stampo sovietico. Zacca scatta la frase, Berlusconi scatta la forbice. Berlusconi certe cose al TG1 non le può dire o non gliele fanno dire perché farebbero male a se stesso, per cui ci ricordiamo tutti la cosa straordinaria che è accaduta con Schulz, il posto dove tu stai adesso. Quando Schulz viene insultato, viene definito, paragonato a un capò, immediatamente il TG1 cosa fa? Non fa sentire l'audio. La televisione è bella, ha la caratteristica, immagine più sonoro. Ecco, la cosa importante è che si è arrivati a qualcosa di diverso dalla censura, secondo me. Col TG1 si è arrivati alle prove tecniche di manipolazione, quindi si aggiungono gli spettatori e gli applausi quando non ci sono. Accade quando Berlusconi, ce lo siamo dimenticato, parla a una platea vuota all'ONU, immediatamente si mette il pubblico che applaude Kofi Annan. Si dà... È un po' come la realtà, dato che viene mediata dalla televisione, basta essere abili nel montaggio per dimostrare una realtà che è totalmente diversa. Quindi non è più necessario non far sentire solo le voci scomode, ma è necessario anche operare una sorta di maquillage, una sorta di lifting che non sia solo fisico, ma anche sulle immagini e sul sonoro. E questo è molto impressionante. Magari dopo ne parleremo, ma ci sono delle tecniche precisissime che vengono utilizzate da questo TG. E la tecnica più clamorosa è il panino. Sostanzialmente cosa succede? Quando si mette insieme un servizio di politica, prima di tutto si fanno parlare fino a 17 politici diversi, in modo che nessuno si ricordi niente. Ma il panino consiste in questo: dato che una regola scritta o non scritta della RAI dice che un terzo del tempo deve andare alle voci dell'opposizione, un terzo a quelle della maggioranza e un terzo a quelle istituzionali, cosa si fa? Si parte con la voce istituzionale del governo, si mette in mezzo la voce dei politici dell'opposizione e si chiude di nuovo con la maggioranza. E perché si fa tutto questo? Perché in televisione chi parla per ultimo ha sempre ragione ed è quello che rimane in mente, soprattutto dopo in servizi che non durano un minuto e mezzo canonico, ma durano 3 minuti. Uno perde l'attenzione, parla per ultimo e quindi Schifani ha sempre ragione sostanzialmente. Michele. Volevo coinvolgere Antonio Padellaro, conoscete tutti, almeno quelli che sono qui, insomma. Proprio su questo tema, Curzio secondo me ha detto delle cose, come dire, definitive su alcuni argomenti, però c'è un aspetto soltanto che io vorrei approfondire perché non mi trova
pienamente d'accordo sul fatto che i giornali possono difendere la loro libertà indipendentemente da come viene fatta la televisione. Cioè, io credo che anche i giornali come Repubblica, tanto per intenderci, poi alla fine subiscono l'agenda televisiva. Cioè, in qualche maniera la televisione tocca a tutti. E allora vorrei su questo che tu ci raccontassi meglio un aspetto che per me è stato clamoroso negli ultimi tempi, cioè quello della sentenza della Cassazione su Andreotti. Beh, devo dire che uno, se leggeva i giornali con grande attenzione, per esempio poteva trovare Bianconi, non parlo dell'Unità ovviamente che ha dato conto in maniera completa di quello che era accaduto, però dovevi leggere al fondo pagina del Corriere per riuscire a capire questa sentenza che cosa avesse detto. Io vorrei capire anche tutte le persone che sono qui, che sono persone informate, che usano internet, eccetera, quante sanno esattamente che cosa ha deciso la Cassazione, che cosa vuol dire la conferma della sentenza d'appello. Per esempio, tu puoi sia ricordare che cosa ha deciso, sia come insomma è stato trattato Michele, questo scusa, argomento? Ti devo dare un pizzicotto a te e a tutti gli amici che sono qui. Questa domanda, dopo la reclama. Ancora? Siamo in onda dappertutto. Pubblicità. Vabbè, io mi ribello, sono contrario. Io però la devo mandare. Vabbè. Pubblicità. Questo. Allora, siamo tornati in diretta e tra poco potremo sentire anche un amico che abbiamo intervistato a Milano che si chiama Dario Fo, però lo sentiremo più avanti. Va bene. Allora eravamo rimasti ad Antonio e la domanda partiva, diciamo, dall'ultimo caso, la sentenza della Cassazione su Andreotti. E volevamo sentire la sua opinione, ma anche la reazione che hanno avuto i giornali e la televisione italiana. Sì, io però prima vorrei dire che domani l'Unità uscirà in prima pagina con questo titolo: Gasparri e Vespa, ritorna il fascismo. E questo titolo non è uno dei soliti titoli urlati dell'Unità, ma è un titolo oggettivo. Perché? Perché Curzio Maltese ha spiegato benissimo il caso Vespa e si chiedeva anche, Curzio, come mai oggi noi non abbiamo visto sulle agenzie alcuna reazione a questa indegna trasmissione di ieri sera. Ma è molto semplice, perché se reagisci contro Vespa non ti invita più a porta, e questo vale anche per gli esponenti del centrosinistra. È un meccanismo, attenzione, molto più pericoloso di quanto si pensi. Oggi Vespa ha un potere che io credo non ha neanche né il direttore generale né il presidente della RAI, un uomo potentissimo, perché è riuscito a occupare quello spazio e a fare in modo che, se tu non sei in quello spazio, e questo ripeto vale soprattutto per gli esponenti dell'opposizione, non ci sei, non esisti. Detto questo, però, volevo ancora ricordare perché Gasparri, perché forse molti del pubblico non sanno che questa mattina su un giornale equilibrato e sobrio come Libero è apparsa una intervista di Gasparri, che è anche il ministro delle comunicazioni. Gasparri ha accusato Prodi e l'entourage di Prodi di nascondere dei terroristi. Non sto inventando nulla di falso. E ha detto anche delle cose peggiori, delle cose gravissime. Cioè, vuol dire che l'ha detta veramente questa... Sì, l'ha pensata e l'ha detta, ma sì. Ha detto anche che Olga D'Antona, che ha avuto il marito assassinato nelle circostanze che sappiamo, dovrebbe cercare tra i suoi amici gli assassini del marito. Ora, tutte queste cose vengono dette su un giornale e non vengono commentate, perché anche su questo, Curzio, forse io avrò visto male, qualche reazione quella c'è stata, ma molto tiepida. Per venire alla tua domanda, in caso Andreotti, il caso Andreotti è molto complicato ma anche molto semplice. La sentenza, per venire al nocciolo, dice due cose. Dice che fino al 1980 Andreotti ha certamente avuto rapporti con esponenti della mafia, è stato colluso con la mafia, però questo
reato è prescritto e quindi la Corte d'Appello e poi la Cassazione non lo possono condannare per questo. Dopo l'80 Andreotti si è ravveduto e quindi non ha più colluso con la mafia, non si è più macchiato di reati per i quali si era macchiato fino al 1980 e quindi va assolto. Ora, i giornali italiani nella loro stragrande maggioranza hanno preso soltanto questa seconda parte, perché era la parte che gli faceva comodo, e quindi non hanno spiegato che se un Presidente del Consiglio fino al 1980, dunque per tutti gli anni 70 e dunque per tutti gli anni 80, ha avuto rapporti con la mafia, beh, non dovrebbe essere un Presidente del Consiglio degno di essere ricordato nella storia patria come un personaggio, a cui riconoscere dei meriti. Dopo questa sentenza, perfino Giuliano Ferrara ha dovuto questa mattina sul Foglio che è molto intelligente, ha dovuto riconoscere che Andreotti fino al 1980 è stato, diciamo così, mafioso. Ma il problema, vedi Michele, non è Andreotti, perché di Andreotti, sul destino di Andreotti, in fondo a Giuliano Ferrara, a Bondi, al Libero, al Giornale, alla Destra, possiamo dirlo un po' volgarmente, non gliene frega niente. Il problema è Giancarlo Caselli, è lui il vero obiettivo della polemica, perché se si riesce a dimostrare che Giancarlo Caselli, che ha guidato la procura di Palermo e il pool di Palermo in anni terrificanti nei quali si rischiava la vita ogni minuto, se si riesce a dimostrare che questi magistrati che hanno difeso noi tutti dalla mafia hanno fatto condannare un innocente, questi magistrati ovviamente vanno cancellati. Questo non sono riusciti a dimostrarlo, ma i giornali italiani, nella loro stragrande maggioranza, hanno fatto finta che invece le cose fossero diverse. Questo è un po' il meccanismo. E la televisione? Beh, la televisione, io credo che sia ormai impossibile capire che cosa succede in questo paese dalla televisione. Per i meccanismi che ha spiegato benissimo Gomez. Peter Gomez, ormai il telegiornale è talmente un pasticcio ed è talmente manipolato che non serve, io credo, neppure ai padroni del TG1, perché io credo che ormai l'influenza del TG1 sia semplicemente quella di confondere le acque e di mescolare tutto in un grande pastone politico di cui non si riesce a cogliere il senso. Volevo dire un'altra cosa, se ho un minuto, che io sono molto affezionato al titolo del libro di Travaglio e di Gomez, Il regime, perché un piccolo vanto, ma ce lo prendiamo noi dell'Unità, noi siamo stati il primo e l'unico giornale a usare questo termine, perché in regime, perché questo termine è vietato, è un termine vietato sul resto della stampa italiana, non parliamo della televisione. Siamo giunti al punto che perfino le parole fanno paura. Ma chi fanno paura? Non fanno, devo dire, tanta paura a Berlusconi e berlusconiani del centrodestra, i quali vanno avanti tranquillamente e non si vergognano di riconoscere quando se vengono interrogati in privato che effettivamente qualcosa in Italia non funziona, come dimostra la registrazione del dialogo di Marano con Fini. Marano lo riconosce che qualcosa non funziona, dice: io sono leghista, però mi rendo conto che questo sistema è un sistema marcio. Ma l'accusa a noi dell'Unità di aver usato impropriamente l'espressione regime ci è venuta da sinistra, ci è venuta dai cosiddetti cerchiobottisti, da questi nostri colleghi che passano la vita in equilibrio, anzi sì, io penso che si posizionino ogni mattina. Ci sono dei giornalisti che noi conosciamo che ogni mattina leggono i giornali e poi si posizionano un pochino a destra e un pochino a sinistra. Noi abbiamo subito degli attacchi veramente molto aspri per aver usato il termine regime, con alcune cadute nell'idiozia, come quelli che dicono: ma se c'è il regime, perché non andate in montagna a fare la resistenza? Non volendo evidentemente confondere le acque. Allora, sono contento che il titolo del libro sia Il regime, perché è un riconoscimento finalmente che il regime esiste. Ultimissima cosa è questa. Io credo, Marco e Peter, che voi abbiate dei grandi concorrenti. Voi siete, oltre ad essere dei descrittori della realtà di oggi, avete una grande qualità che è l'ironia,
il gusto del sarcasmo, però c'è un'ironia involontaria, una comicità involontaria che rischia di superarvi. Non so se qualcuno ha letto ieri il giornale riportava delle fotografie di Berlusconi con un... Il servizio di chi che riportava delle fotografie di Berlusconi da giovane. Ed erano delle fotografie rivista veramente... di proprietà del Presidente del Consiglio. Bravo. Diciamo, allora, quindi... una rivista del proprietà del Presidente del Consiglio trova, chissà per caso, delle fotografie del Presidente del Consiglio, in cui il Presidente del Consiglio è veramente uno straordinario atleta. E il quotidiano del Presidente del Consiglio le ripubblica. Un tarigone più basso, diciamo. Sì, le ripubblica. Mezzo tarigone, una cosa. Le ripubblica con un titolo entusiasta. Ed un articolo che comincia con questa frase che abbiamo riportato questa mattina sulla Striscia Rossa dell'Unità, che comincia così. L'autore, non voglio citare l'autore dell'articolo perché per spirito di colleganza. Magari l'ha fatto Berlusconi, ma da solo. Per carità. Allora, c'è la foto, è un Berlusconi, secondo me è un fotomontaggio, perché è un Berlusconi, la testa è di Berlusconi, il corpo è di un atleta delle Olimpiadi. Schwarzenegger. Sì, Schwarzenegger. Allora, comincia così l'articolo. Chi è? Marlon Brando? No. Quello aveva il fisico, ma non spalle così larghe. Da pallanuotista, seduto sulla sabbia bianchissima di una spiaggia greca, epoca anni 60, il personaggio misterioso espone... No, scusate, che adesso arriva il bello. Eccolo lì, testuale, eh? Espone al sole, all'amico fotografo, la sua figura. Attenzione. Ma stringi su Berlusconi, perché è carino lui, eh? Ecco, guarda. Pettorali, bicipiti femorali, proprio un bel figliolo. Sì, ma chi è? Noi abbiamo detto, attenzione, la risposta a pagina 2. Grazie. A questo punto ha ragione Sabina. No, diciamo che queste cose qui sono da regime, eh? Cioè, sì. Ma non voglio entrare in questo dibattito, però, insomma... Che ne direbbe Tremaglia, eh? Di questo poveretto, no? Che uno che dice bel figliolo a Berlusconi, come commenterebbe Tremaglia? L'indignazione, Sabina, cos'è? È una materia rara? L'indignazione? E tu vedi una cosa così, non ti indigni. Sorridi, sì, vabbè, sorridiamo, però. Maestro Scola, è una cosa che è raccapricciante questa qui. Io non lo so. Non la fisicità di Berlusconi, vero o presunto, vero, non sappiamo, però l'operazione complessiva sulla sua rivista pubblica queste foto. Sì, infatti, stupisce quanto appunto ci siano tutti questi qua che sostengono che parlare di regime è una cosa assurda, che non sta in piedi, perché... che non ci siano i fondamenti, appunto, più di questo non so che altro devono fare, le statue... Non so tu dopo come farai, perché dovrai fare Berlusconi con i muscoli, insomma. Ma io trovo sempre un sistema. Per gonfiarti, vabbè, vediamo. Lui pure l'ha trovato, eh. Allora, vogliamo vedere Dario Fo? Sì. Vogliamo vedere Dario Fo. Però, okay. Sulla foto del presidente Berlusconi, a me ha fatto più che altro sorridere, cioè mi è sembrata una cosa più che altro grottesca. Non può essere questo che ci fa indignare, perché insomma, anche negli altri paesi c'è la curiosità di vedere. A me piacerebbe vederlo Tony Blair... bello Bush col pettone, così. Non è che questo Bush prende un giornale, il Washington Post, e gli mette 10 pagine di fotografie. Il problema è che il giornale è il suo, questo con lui in tanga, voglio dire, non lo fa Bush. Però non ci sarebbe nulla di male. Fa tante altre cose peggiori, ma quella no. No, ma è la stessa. Infatti il giornale è il suo, quello è il problema. Però di per sé vedere così, insomma, anche la curiosità di vedere Presidente del Consiglio, bello robusto, aitato, non è male, no? No, ma il problema... Indipendentemente dal fatto... Io penso che Milano abbia troppo smog, no? C'è una situazione un po'... Ma ho detto anche un Bush, momento, anche difficile Kerry... difficile con l'inquinamento, anche... No, dico anche Bush, Kerry, tutti, se sono... personaggi pubblici. Li vogliamo tutti nudi. Tutti nudi. Vabbè, d'accordo. Par condicio. D'accordo, vediamo Dario Fo vestito. Meglio, va. Meglio, va. Abbiamo un appuntamento con Dario Fo. Ascolto popolo di naviganti, eroi poeti santi, di emigranti, di ricchi benestanti e lavoranti stanchi.
allora piantatela con i lamenti, basta di mugugnare, presto in coro cantar e attenti a non stonare. Basta, e chi ce lo fa fare, e chi ce lo fa far d'essere contenti e di cantare, perché papà, e chi ce... Dario Fo di censura ne sa qualcosa nella sua lunga carriera? Ho vinto dei premi. Quante volte è stato censurato lei? Ah, non so, centinaia, a partire proprio da quando ho cominciato a fare la RAI, proprio la radio allora. Mi ricordo che dopo un certo numero di, facevo il Pover Nano, sono stato proprio cacciato, non è che una censura, proprio tolto di mezzo. Perché si erano accorti che con quest'aria di storia buffa, un po' fintamente rozza, dietro c'era un discorso politico. Possiamo capire come opera la censura? Cioè, un conto è la censura che tu hai incontrato negli anni, possiamo dire, del potere della Democrazia Cristiana, e poi c'è la censura che invece c'è oggi. Sono diverse oppure è la stessa cosa? Molte volte ci sono delle censure che sono messe in atto per fare una regalia, un po' come la mafia, no? Che ogni tanto ammazza qualcuno per fare un piacere a un politico oppure a un altro gruppo di gangster e via dicendo. Ed è la stessa cosa. Non è richiesto magari da Berlusconi che si produca censura, ma arriva il dirigente e qua dice: ha detto male di Berlusconi, faccia un piacere a Berlusconi, così lui è contento e si ricorderà di me. E tac, ti salta addosso, come è successo ultimamente per Rai. Io dico che non sempre Berlusconi è il responsabile di questi atti, però li determina con il fatto di aver dato l'esempio, per esempio. L'ultimo spettacolo che voi avete messo in scena, Tu e Franca, l'anomalo bicefalo, ha ricevuto una querela da parte del senatore Dell'Utri che vi chiede 1 milione di euro di danni perché voi avete parlato male di Dell'Utri, avete ricostruito la storia, l'ascesa economico-politica del presidente Berlusconi. Ma questa è satira o è politica? Ma la cosa folle di questo, che noi abbiamo detto delle cose, abbiamo detto delle bugie, ma nel senso a vantaggio suo. Cioè, a un certo punto ci è scappato per errore di dichiarare che lui non aveva subito processi pesanti con la condanna. E avevamo mentito, perché lui invece ha subito processi con tanto di condanna pesante anche. L'altro giorno c'è stata la prima udienza, no? Di questo altro processo? Per l'anomalo bicefalo, del vostro? Di me e di Franca. Sì, c'è stata, però lui non c'era. Lui, voi c'eravate? Noi c'eravamo, ci siamo visti. Lui non c'era perché ha detto che, siccome lui aveva saputo, è uno che sa tutto per forza, che il giudice reale, insomma, quello che porterà avanti il processo, l'inchiesta e il processo, non poteva essere presente, c'era il sostituto, a lui non interessava. E non è venuto. Senti, ma si può distinguere il Berlusconi imprenditore e quindi editore dal Berlusconi politico? No, io devo dire che lui sul piano dell'organizzazione è formidabile. Certe volte mi sembra che impieghi dei mezzi, dei metodi che non sono molto legali e molto corretti, insomma. Però, dico, a parte questi particolari, insomma, questo uso per esempio dei politici un tempo per poter avere dei vantaggi, per poter arrivare ad avere il diritto di trasmettere, via dicendo, è stato abilissimo, ma insomma un po' da brivido. Con riferimento alla legge Mammì? Sì, tutto l'impianto che è stato messo a posto, impianto che è stato messo in atto per lui, e adesso addirittura le leggi. Siamo arrivati alle leggi, che è l'unico caso nella storia dell'universo. Io voglio capire se Carlo conferma questa mia ipotesi. E sono state le trasmissioni che noi abbiamo fatto sulla guerra. Lì non c'entra Berlusconi, secondo me. Però quelle trasmissioni, immediatamente dopo la strage delle Due Torri, a mio avviso sono state vissute molto male a livello internazionale. Possiamo metterci una componente internazionale allora, in quello che succede? Bene, allora, io vorrei approfittare proprio di questa osservazione per aprire un po' il dibattito, perché
e per un po' infiammarlo e creare un po' di, anche di contrasto fra di noi. Sì, la guerra è stata è una frattura totale che si apre, cioè a un certo punto la guerra ha fatto capire che questo discorso sul pensiero unico era una gran cazzata, ha fatto capire che c'era qualcosa che non funzionava proprio più, ha fatto capire che il modello, che l'economia, anche perché grazie poi prima della guerra c'era anche la crisi della new economy, c'era qualcosa, che lo spettacolo era finito, in qualche modo lascia lo spettacolo con la guerra finisce, ne sono convinto di questo fatto. Finisce e naturalmente appaiono un cumulo di macerie. E la cosa interessante è che questa censura che Berlusconi in qualche modo ha applicato in modo metodico ha fatto in qualche modo anche del male a se stesso. Perché da una parte c'è una crisi economica molto forte, secondo è finita un po' con la guerra, ci siamo portati in qualche modo in un mondo che ci ha riportato in un passato in cui non c'è il progresso ma invece c'è lo spauracchio naturalmente delle macerie. Ma terza cosa fondamentale, ha fatto capire che questa energia berlusconiana, grazie anche alla censura, è un'energia che si sta spegnendo lentamente. Vedete, io lo dico per queste cose perché quando vedo la TV io mi pongo sempre il problema: che cosa farei? È un bel casino. Cosa farei adesso? È un casino perché l'unica cosa che so fare prima a questo momento è quello di disvelare. È chiaro, siamo qui, è il primo programma in qualche modo di questo nuovo corso e iniziamo a disvelare, va bene. Però naturalmente non si può andare avanti così. Non solo, ma c'è anche un problema molto importante, che questa TV ha creato anche un certo tipo di visione. E l'unica visione che questo pubblico ha sopportato è quella naturalmente del gioco del reality. L'unica cosa che ci rimane è giocare dentro la reality, in qualche modo sono giochi di ruolo, insomma. Ecco, e ci è rimasto in qualche modo a indagare sulle nostre psicologie, a mettere in gioco il consumo della nostra vita quotidiana. Benissimo. Ma poi lo dico questa cosa, tutte queste osservazioni le faccio perché ieri, due giorni fa su Repubblica, è uscito un articolo bellissimo, straordinario, che spiega veramente come si è spento questo modello berlusconiano. Ed è 15 anni a vita bassa, un articolo bellissimo di Marco Lodoli che mi ha colpito moltissimo. Può applaudire anche, perché veramente tutti quelli che l'hanno letto, secondo me, ne hanno tratto lo racconto velocissimamente. Marco Lodoli è un professore e scrittore, naturalmente, e che alla fine della sua lezione comincia a fare delle domande, dice: che cosa fai? Io, questa ragazza dice, devo comprarmi un paio di mutande Dolce Gabbana per esibirlo sui jeans a vita bassa, non mi rimane che quello, naturalmente. Lui dice: ma che cazzo dici, naturalmente, gli occorre in qualche modo prendersi la vita in mano, insomma, fa il professore, un po' il vecchietto come tutti quanti noi, insomma, cerca di dare una lezione di vita, e dice: ma a professore, sai cosa mi rimane? Io sono solamente una massa, niente, eccetera. Cosa mi rimane? Cioè, non mi rimane niente. Cioè, questa maggioranza che sino a poco tempo fa aveva in qualche modo... era, dice, come? Io non sono nessuno, perché quelli che sono qualcuno a poco tempo fa, sono in TV. Ecco, quindi a me non resta altro che avere queste mutande. Ma la cosa curiosa è che questa maggioranza che è Berlusconi, che Berlusconi ha dato una coscienza di classe a questa maggioranza, perché in qualche modo l'ha fatta sentire partecipe del cambiamento, di dire: guarda che se tu sei protagonista, oggi questa maggioranza che ha il portafoglio vuoto si sente massa informe e basta, è finito il gioco, è questo, è finito. È vero che c'è ancora qualche effetto speciale, naturalmente, di lui in qualche modo versione Marlon Brando, però il problema è che c'è una situazione catastrofica. E allora questa TV che cosa può fare? Perché è vero che
ci ha abituato ormai a vivere dentro questa realtà da reality che funziona molto bene. Ma attenzione, funziona bene, oltretutto, più che vada avanti, scopro che il modello della TV berlusconiana vince sul pubblico più vecchio della RAI, ma sul pubblico più giovane attivo di Berlusconi sta declinando. E allora, che per loro è una loro è dramma. E allora che cazzo fare? È questo qua che è il problemino che si pone. È vero. Allora, Sabina, sto Berlusconi che ci avevi promesso, a questo punto si inserisce nel dibattito. Si inserisce in un dibattito. Come si potrebbe fare su questo modello con mutanda di Dolce & Gabbana? Ma sì, su Berlusconi, l'ultima no, non lasciamo perdere, va, lascialo, facciamo, facciamo, sì, 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 lascialo perdere. Allora, i comici fanno informazioni, i giornalisti mettono bocca nello spettacolo. Ma no, perché ci vuole tutto il costume, se no non c'è la giacca, vero? Infatti. Uno studio su Berlusconi, linguistico, ecco, su Berlusconi. Semplicemente facendolo parlare con la sua voce e poi vedendo le stesse cose con un altro accento, per esempio Berlusconi che dice scusate, eccetera, quanti dicono che non ho ancora baciato le tasche, io dico smettetela di lamentarvi, lavoro per voi 24 ore su 24, sorriso sulla bocca, ottimismo, smetterla continuamente col chiedere il perché, il per come di que... Scusate. Scusate. Io non le pago, Previti non le paga. Vi faccio un condono all'anno, ma ancora state a domandare quando abbassi le tasse, minghio! Ma per che cazzo le pagate queste tasse? Per chi le pagate queste tasse? Per lo Stato? Ma lo Stato robuzze. Lo Stato è una cosa che non vale niente. Non ci dovete stare a pensare allo Stato, non ci dovete dare soldi allo Stato, ci pensiamo noi a proteggervi dallo Stato. Facciamo noi da mediatori tra voi e lo Stato. Non vi dovete stare a imbicciare di politica, che la politica è una cosa sporca, i politici sono tutti ladri. Special. Non hanno la più pallida idea di che cosa sia un'azienda. Noi non siamo de politica, noi siamo uomini de business, siamo. E tutte queste cazzo di regoluzze e regoline ci scassano i coglioni, stiamo cercando. Stiamo cercando di semplificare le norme che soffocano l'imprenditoria, la burocrazia. Adesso per esempio cercheremo di abolire definitivamente lo scontrino fiscale, troveremo un sistema più moderno per valutare un'attività commerciale. Si entra in un negozio, si dice bello questo negozio, complimenti, tutto nuovo l'ha fatto, la moquette ci ha messo, tutto infiammabile sul negozio. Crediate alla campagna di questi giornali comunisti, giornali mezzo obsoleto, superato, ma cosa le legge questo giornale? Ma il culo mi ci pulisco con questo giornale, comunista! 50 anni di comunismo abbiamo avuto, pure Andreotti, comunista! Ma come? Fino al 1980 sei mafioso? E poi ammazzano a Mattarella e cominci a fare il difficile. Allora quando ti va bene, bene, quando c'è qualcosa da fare, te incazzi.
Magisciate, sei andata a mettere Mago Magisciate, ti vai a mettere. Ma lo sai che non sono non male Magisciate. Ma non sei non male se fai Magisciate, ma se fai un giudice non ce l'hai tutte le rotelle a posto se fai un giudice. Ma perché non te fai i cazzi tuoi come tutto quanto l'altro? Bravissimo. Beh, una nostalgia enorme che abbiamo avuto. Vabbè, Marco. È uno dei rari momenti di commozione di Freccero. Perché, insomma, poi uno pensa a quello che si faceva una volta che non si vede più. Allora, Marco, no. Quelli che si dovevano incatenare. Ma dove sono quelli? Ma saranno finite le catene? Non si capisce bene questa cosa. Chi erano? Guarda, uno dei punti di massima poesia del libro è la puntata del 24 maggio del 2002, quando, dopo il diktat bulgaro, Michele Santoro convoca alcuni giornalisti e politici, c'era pure Curzio che cercava di segnalare... Marco, scusa se ti interrompo, hai notato che io non avevo parlato pochissimo delle nostre trasmissioni, quasi non citate, questa no. È una tua citazione a sorpresa. No, ma è perché è un punto... Mi ero dato questo compito di non è un punto, citarmi. Invece... È un punto strepitoso. Non si può, effettivamente quello è un momento... Perché il gioco era, ma figuriamoci se mandano a casa Biagi, Santoro e Luttazzi dopo il diktat, anzi il diktat è la loro assicurazione sì, sulla vita. C'era Curzio che diceva, ma sono tutti dipendenti di Berlusconi questi, e loro tutti, no, io, Mentana diceva no, Costanzo diceva no, eccetera, erano tutti dipendenti di Berlusconi perché tu notoriamente invitavi solo gente di sinistra, e cominciarono, qui ce n'è uno che è formidabile, dice... Biagi e Santoro sono regolarmente in Rai, se qualcuno volesse toglierli dopo il discorso di Berlusconi a Sofia sarebbe ancora più difficile. Non vorrei invece che il problema fosse soltanto la collocazione alle 20:40 di Biagi, che è una cosa completamente diversa. Ecco, Biagi che era fissato, no? Voleva proprio le 20:40, quello era il problema. No? Ma comunque se vogliono togliere Biagi e Santoro noi ci mettiamo qui, disse Mentana, che è quello di sinistra, e non ci muoviamo più. Disse Costanzo, di estrema sinistra, come no. Ma si accettano scommesse che ciò non accadrà, disse Veneziani, spettinandosi leggermente. E Adornato, Berlusconi non ha licenziato nessuno, Berlusconi non può licenziare nessuno, Santoro è una risorsa e nel palinsesto ci deve rimanere. Io sono d'accordo con Costanzo. Veneziani a questo punto era tutto scarmigliato e disse... Io faccio zapping e trovo in TV Santoro e Biagi. Dov'è allora il regime di Berlusconi? Sottoscrivo qui che se ci dovesse essere una censura politica nei confronti di Santoro e Biagi, anch'io scenderò in piazza per impedirlo, per manifestare in loro difesa. Ma siamo nel surrealismo, la realtà è tutt'altra. Non ho mai sentito epurazioni annunciate pubblicamente. Quelli di Berlusconi sono dei pareri ingenui, perfino rozzi. Ingenui perché di solito le epurazioni si fanno sorridendo, senza mai annunciarle. Se Berlusconi ha detto queste cose ha sbagliato, ma sicuramente questo non produrrà un effetto. Quindi è un'operazione martirio fatta a priori, una forma assicurativa in cui si chiede il risarcimento prima del danno. Ecco, mi sembra un errore. Naturalmente poi l'avete visto Veneziani in piazza che manifestava contro la cacciata, non stava in piazza perché stava appunto al settimo piano a collaborare alla cacciata di quei tre che si era impegnato a difendere. Questo è un passaggio esilarante che fa il paio con i passaggi esilaranti degli altri casi, perché poi purtroppo i casi di censura sono di una gravità mostruosa, ma vengono fatti con argomentazioni talmente rozze che non sembra vero, uno non ci può credere. Spero che dopo Sabina ci racconterà il caso di Riot, come sono riusciti a chiamare la censura di Riot con 20 sinonimi pur di non pronunciare la parola censura e a giustificare l'ingiustificabile anche dopo che abbiamo vinto la causa, è una cosa che secondo me è fondamentale, perché in realtà questo libro testimonia anche la censura sulla censura, cioè ecco, la censura occulta la censura. La causa forse va ricordata perché... Sì, perché appunto il pretesto con cui... Scusa, c'ho il microfono sulla giacca. Il pretesto con cui metto... avevano chiuso il programma era che appunto esponeva la RAI a ripercussioni legali perché Mediaset aveva prontamente querelato la RAI
per 20 milioni di euro, oltre che a noi, insomma, gli autori e i produttori. E questa era la ragione ufficiale, cioè in commissione di vigilanza si sono giustificati così, chiudendo il nostro programma. Dopodiché la querela non è stata nemmeno valutata prima di chiudere il programma, naturalmente, non stava in piedi. Dopo qualche mese, pochissimi mesi, è stata ritenuta assolutamente infondata. Non è che qualcuno ci ha chiesto scusa, non è che è stato riaperto il caso. Noi abbiamo chiesto, allora possiamo tornare in onda, abbiamo mandato dei fax, non ti rispondono nemmeno al telefono. E se uno gli va a chiedere, perché adesso io sto per esempio facendo un lavoro, una piccola inchiesta documentario per continuare a rompere le scatole su questo tema, se vai a chiedere adesso a questi, scusate, voi ci avete chiuso il programma perché dicevate che c'era questo problema legale, questo problema è caduto, perché non possiamo tornare in onda, ti rispondono altre, cioè non si preoccupano nemmeno di dire qualcosa, dicono che l'hanno chiuso perché non c'era il contraddittorio in un programma di satira, cioè dicono delle cose che non stanno... che non stanno in piedi. Gasparri, cioè, sono andato a intervistarlo sotto la commissione di vigilanza, ha detto il pizzo problema è che c'è il contraddittorio, c'è il contraddittorio. Ho detto, allora scusi, ministro, questo documentario lo posso mandare in onda su Rai 3, se non altro, basta che mettiate un po' di contraddittorio. Ho detto, io la sto contraddicendo con tutta l'anima, mi dica lei che altro devo fare. No? Chiudi così. Gomez. Scusate, avremo soltanto ancora un minuto e mezzo in onda, però siccome dopo voglio una conclusione di Marco per noi che siamo qui, mi sembra anche molto interessante rimanere ancora qualche minuto, ma siamo in coda. Volevo che Gomez adesso ci raccontasse quelli che sono rimasti. Di Vespa abbiamo fatto qualche accenno, no? Però ci sono anche altri protagonisti di cui voi parlate. Sostanzialmente ne sono rimasti due di tutti quelli che conoscevamo. Quando ci chiedono se c'è un regime o c'è la censura, basta fare l'elenco di chi c'era prima e vedere chi è rimasto. Ne sono rimasti due. Uno è Bruno Vespa, lo conoscete, e io faccio un inciso. Al contrario di molti altri, io non mi auguro l'estinzione di Bruno Vespa. Io spero che Bruno Vespa venga un domani in una Rai dell'Ulivo o in una Rai del centro-sinistra, magari limitato. Venga... No, scusa, c'è stato un lapsus, hai detto l'estinzione, quella non si estingue. No, l'estinzione, l'estinzione non è possibile. L'estinzione è figurata. È contrario al carattere, diciamo, l'estinzione degli figurata. Animali, diciamo così. No, io spero che Vespa venga magari limitato e che si ritorni al reale pluralismo, cioè voci diverse. Ho un parere leggermente diverso per quanto riguarda, anzi molto diverso, per quanto riguarda la direttrice dei servizi parlamentari Anna La Rosa. Perché vedete, da direttrice anche di telecamere, al di là del fatto che si trova sotto inchiesta adesso e stabiliranno i PM, i magistrati, i giudici, se è colpevole o meno, da una serie di intercettazioni telefoniche emerge Anna La Rosa come una giornalista che accetta regali milionari da una serie di persone che vanno in trasmissione, e una cosa che noi non possiamo mai fare come giornalisti è accettare i soldi no. Anche Anna La Rosa in una celebre intervista a Sabelli Fioretti ha spiegato a suo tempo di essere una persona che manda indietro i regali troppo importanti. Ma questo che dite nel libro cos'è? Salvo che in un'intercettazione telefonica con un gruppo di faccendieri finiti sotto inchiesta spiega di aver ricevuto un orologio tempestato di brillanti rosa da un signore proprietario di cliniche che era interessata ai suoi buoni uffici nella trasmissione telecamere. E contemporaneamente Anna La Rosa, dato che una giornalista come Vespa non è equidistante, ma come diceva Curzio è qui vicina, non è mia assolutamente, ha una caratteristica: ogni anno sull'Appia Antica organizza una grandissima festa a cui vengono invitate dalle 300 alle 350 persone, praticamente il Parlamento al completo, dal centro-sinistra al centro-destra. Fermati che leggiamo l'intercettazione, se no non ce la facciamo. Aspetta, dai, veloce. Non so se ce la facciamo, però vai. Faccio la donna. Sì. Parlo con Tommaso Olivieri? Sì. Senta, mi ha dato il suo numero Anna La Rosa. Sì. Ecco, senta, io ho parlato con la signora Sonia Raule per quanto riguarda il regalo per Anna. Mi ha detto che sia lei che il signor Lombardi, insieme a Bastoni, volevate contribuire per la spesa della festa. Allora volevo sapere qual era l'importo, così insomma lo scrivo, lo dico ad Anna e... Sì, beh, veramente non ci eravamo approfonditi in questo senso. Comunque, perché pensavamo anche con Pio di intervenire su qualcosa, ci indichi lei la somma, ci aiuti.
La collaboratrice Diana La Rosa spiega che si va dai 1000 euro in su. Oliveri chiede tempo per accordarsi con gli altri, in realtà questa banda di allegri buontemponi non vorrebbe pagare. Nuova telefonata, Oliveri. Mi chiama una signora che si presenta e mi dice: sono un'amica, va bene, mi dica lei che cosa devo dare. Ma perché gli hai detto sì? Io devo dire, ma che cazzo dici? Come gli ho detto io? Gli ho detto, ma che state dicendo? Che Tommaso Oliveri non sa un cazzo? Non gli dovevi dire voglio contribuire. La signora non mi ha voluto dire il nome. Dice, sono un'amica, però vorrei rimanere fuori. Ma che vergogna. Dico, ma... Ma tu sai com'è andata? Mi chiama Sonia e mi fa, Pio, senti, siccome il catering prima di uscire deve fare la fattura, se puoi telefonare, gli dai l'intestazione. Chiamo quella del catering e dico, senta, questi sono i miei estremi, mandi la mia quota a parte. Questa dice, la sua quota a parte, l'importo sono 27.000 euro. Ah, davvero, dico io, mi fa piacere, io sapevo 24.000, ma io ne devo dare solo una piccola parte, tipo 5.000 euro, il resto credo che lo debbano dare gli altri. Richiamo Sonia e dico... Guardi, credo che ci sia un disguido. Ma chi sono gli altri? E lei? Sono i tuoi amici? Chi? Lombardi, Pulcini, Amadio, Olivieri? Allora dico, credo che ci sia un equivoco. La cosa più assurda è che i miei amici non ne sanno nulla. Ho saputo da Amadio che ha voluto i fuochi d'artificio, da Pulcini, è andata ieri a chiedergli un contributo per i fuochi d'artificio. Questo è nel libro. Va bene. Marco, non so, abbiamo chiuso, no? Abbiamo chiuso, però Marco può chiudere qui per il gusto di tutti quelli che sono venuti ad applaudire Marco Travaglio, perché è un'altra fatica sua. Io francamente insieme a Carlo quando è uscita dicevamo, ma questa volta magari questo libro... Invece no, invece ancora una volta ha colpito, perché io per quello che sono riuscito a leggere, 200 pagine delle 400, ho detto cavolo, ancora una volta vedere tutti i pezzi del racconto messi insieme fanno un altro racconto, un racconto che io non conoscevo. Io che conosco ogni singolo aspetto sono rimasto sorpreso e colpito. Marco, leggici una pagina di quelle che ti piacciono di più, oppure rispondi a Daema... Su D'Alema, come gli direbbe sul regime a Travaglio? D'Alema. Travaglio, diciamo. Presidente, basta con questi discorsi, regime, basta, francamente. Non c'è regime, non c'è regime. C'è alternanza, diciamo. C'è alternanza. Lo so. Guardate che io sono andato personalmente da Silvio Berlusconi, e lui me lo ha promesso, lui governa per 5 anni e poi torniamo noi, me lo ha promesso, non credo che mi stia prendendo in giro, diciamo. L'ha fatto già una volta. Non credo che lo rifarebbe una seconda, diciamo. Vabbè, però vede quanta gente è preoccupata per il regime, si mobilita anche per Riot, sono iniziati... Ma questi iniziati... non sono numeri, non siete spendibili, diciamo.